Allora, dottor Capone, abbiamo appena visto la presentazione di questi cortometraggi sì. che un po' rappresentano anche quella che è la vita quotidiana dei nostri giorni, una vita frenetica, però una vita anche che ci fa emozionare, così come questi video. Decisamente sì, come avete visto questi sono video prodotti da scuole di cinema della Tunisia, del Marocco e del Libano. Noi siamo la COPE, anche un'associazione di cooperazione euro-mediterranea, quindi il nostro obiettivo è quello di creare relazione nel campo dei media fra le culture, il mondo del cinema, il mondo della televisione, il nord e il sud. E credo che questi documenti, che al di là di tanti così, pregiudizi e stereotipi, però c'è tutto un mondo, soprattutto dei giovani, che ha tematiche comuni nord e sud, che ha anche problemi e forse ansie e angosce comuni e che vive esattamente come noi da questa sponda del Mediterraneo, la modernità con i suoi problemi. Nel mondo cinematografico, ma soprattutto anche nel mondo dei media, i cortometraggi sono sempre stati messi un po' da parte rispetto alle grandi produzioni, ai grandi film internazionali. Potrebbe essere il PRI, con le sue accezioni digitali, comunque un festival, un concorso che guarda sempre al futuro, un veicolo per dire ci siamo anche noi, anche i cortometraggi hanno un loro valore etico e morale? I cortometraggi sono tra l'altro l'opportunità data, se non a tutti, a tantissimi, di cimentarsi col cinema o comunque col prodotto audiovisivo, quindi hanno un'importanza, se posso dire, educativa, perché tutti cominciano da lì naturalmente. Sicuramente, come dire, ci sono dei temi di mercato, quindi di economici, alla base poi della possibilità di produrre. Devo dire, io non rappresento qui il PRI Italia, ma la RAI è molto impegnata in questo senso. Io so che RAI Cinema fa tanti prodotti di cortometraggio di giovani italiani. Naturalmente è un impegno, è una missione di tipo pubblico e quindi è connessa, come dire, alla funzione di servizio pubblico della RAI. Lei prima ci ha fatto un excursus sulla vostra associazione, ci può dire quali sono gli obiettivi, insomma, immediati nel futuro? Beh, gli obiettivi, come dire, l'associazione è nata alla fine degli anni 90 con l'idea proprio di creare ponti nel mondo dei media, diciamo così, dell'area mediterranea, perché è un'area, come dire, di enormi diversità, come sappiamo, ma anche di enorme prossimità. Io dico sempre che da Pantelleria si vede occhio nudo la Tunisia, insomma, dall'altra parte. E così come i nostri amici spagnoli vedono il Marocco dall'altra parte. È un'opera sostanzialmente in corso da anni che cerca di contribuire per questo nostro piccolo angolo, però la comunicazione, come sapete, è sempre più una chiave come dire, di formazione delle opinioni, a creare un'atmosfera pacifica e di reciproca conoscenza. Ecco, il nostro obiettivo è questo, far sì che ci si conosca e si conosca come sono queste culture e che cosa i talenti dei diversi paesi possono esprimere. Ovviamente noi abbiamo avuto qualche problema con tutti col Covid, ma già domani io sarò a Conversano a un festival della letteratura, si chiama Lector in Fabula. Noi presenteremo altri prodotti, altri documentari come questo di un progetto che si chiama Interriv, che è un progetto di documentari delle principali televisioni del Mediterraneo. Io la ringrazio per questo suo intervento e la ringrazio anche per la fiducia che date nei giovani, come abbiamo visto anche oggi in questi cortometraggi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille.